Questo riguarda appunto tutto lui e riguarda in particolare un aspetto di questo film che appunto è stato una questione, perché naturalmente c'era appunto toccare Leopardi, come appunto toccare la storia patria, eccetera, significa sempre mettere le mani in cose che a un certo punto si sono, diciamo, appunto come quando ho detto questa cosa, non avessi mai detto su Le Monde l'intervista quando usciva il film in Francia, fanno un'intervista e dico, no, Leopardi era ateo, quindi naturalmente certo per lui non era vita facilissima nella società, cioè avessi mai detto, scatenata una polemica in Italia degna senz'altro di miglior causa. Ma un'altra delle questioni era la malattia di Leopardi, perché per molti che invece amano Leopardi sicuramente, trovavano che fosse sbagliato, diciamo, rappresentarlo in maniera, rappresentare in maniera concreta, diciamo, la sua malattia, quindi la sua disabilità e quindi la fatica, diciamo, del suo corpo. E io invece trovavo che questo appunto, no, perché dire questo se no significa poi ridurlo appunto, no? Cioè, come dire, pessimista perché è infelice perché è malato, no? C'è una scena, vedete, dove lui si ribella fortemente a questo modo di guardarlo, però appunto c'era anche chi diceva no, ma tu per un film su Leopardi non devi, cioè devi anzi proprio fregartene, no? E perché il corpo bisogna dimenticarlo? E perché il corpo non era una parte di Leopardi, gloriosa come tutto, come tutta la sua mente, come tutto, e le sue impedimenti, e le sue fatiche, e il suo dolore, e perché non doveva fare parte? È mai possibile che nel 2000, quando abbiamo girato, 14, ancora dovesse essere una questione se uno mette in scena, diciamo, un corpo che invece ha, come dire, ha problemi, no, di allineamento con i corpi altri, e invece appunto questo avrebbe significato tradirlo. Elio era stato perfettamente d'accordo con me, infatti vedete come ha lavorato anche sulla malattia, no? Su questo corpo che si piega, si rattrappisce. Mio padre aveva il morbo di Pott, che è la stessa malattia che aveva Gramsci, che è una forma, diciamo, di le ossa che non si sviluppano e quindi praticamente, diciamo, andando avanti col tempo, infatti era molto piccolo Leopardi, era alto poco più di 1,40 m, era chiaramente perché le ossa se lo stringevano, ci portavano tutta una serie di altre difficoltà. Ma ecco, se uno pensa invece appunto con che, certo che lui pensa di poter amare e di poter essere amato, è certamente che si innamora di Fanny, e certamente, diciamo, in lui, diciamo, tutto si protende verso la vita e verso, quindi questo senso appunto di apertura nonostante il limite, ripeto, insomma, che è nell'infinito, diciamo, quindi nella poesia esemplare di Leopardi, è qualcosa che andava appunto messo in scena, qualcosa che non doveva essere né taciuto e né, diciamo, costituire un freno invece allo slancio, alla dimensione ribelle, alla dimensione vitale, alla dimensione aperta, ecco, di Leopardi. E così, quindi questo senso è giusto, capisco anche la domanda rispetto al sindaco di una sanità, anche se però qui nessuno l'ha visto, quindi diciamo, però il sindaco di una sanità, dico in estrema sintesi, c'è un personaggio che è un criminale, un boss, diciamo, che è scritto da Edoardo De Filippo, e diciamo il testo contiene un'ambiguità che è molto proficua, molto interessante. Cioè, nel senso, un testo in cui non è facile, anzi è proprio impossibile, tirare con una linea il bene e il male. Il bene e il male sono, diciamo, in ciascun personaggio e sono equamente distribuiti nelle due parti di Napoli, che in genere quei muri di cui parlavo prima tendono a, cioè, la città per bene, del turismo, della cultura, eccetera, la città per male delle baby gang,
realtà questi muri non esistono, cioè esiste una condizione che è unica, e quindi naturalmente tutti i limiti che naturalmente la legge impone, ma non soltanto la legge scritta dello Stato italiano, ma tutte le forme di leggi, no, che sono cose che devono sempre scontrarsi con la dimensione umana. Ecco, e quindi questa è una cosa che il testo di Eduardo si è messo in scena in una maniera viva, dice moltissimo. Quindi insomma i limiti sono, cioè il rapporto con i limiti è fondamentale, ma quasi potrebbe aprire un discorso sul cinema molto, molto interessante, ma è tardi, non lo faremo ora, ma magari un'altra volta. Un'altra volta volentieri.